più rapido possibile. Jean-Claude Leroy, gli ultimi 60 secondi dell'ultima gara. Un Cannara che non molla mai, conquista il 2-2 al 93esimo contro un San Donato Tavarnella, al quale non basta chiudere il primo tempo sul 2-0 per portare a casa i tre punti. I toscani sono già in vantaggio dopo appena 150 secondi quando Paolo Regoli serve in area Gomes, che finisce giù a contatto con Lira Ferreira, regista difensivo dei cannaresi, al posto dello squalificato Moracci. Monesi indica il dischetto e dagli 11 metri Caccialli non sbaglia. Il Cannara, schierato da Alessandra con un 3-4-3 con Lori in porta, Bailey, Lira Ferreira e Orazzo in difesa, De Sanctis, Ravanelli, Mattia e Massa in mediana con Fofana, Faraghini e Bazzoffi in avanti, ha il merito di reagire subito e al 19esimo è Fofana a chiedere un rigore sull'intervento di Pisaneschi. Monesi lascia correre, ma l'errore che macchia la prova del fischietto calabrese arriva al minuto 24 quando Polvani, già ammonito, interviene così su Massa, secondo giallo che resta nel taschino del direttore di gara calabrese tra le proteste del Cannara. Lira Ferreira ci prova allora su punizione, ma l'ottimo 2002 Balli alza in angolo. Sul prosieguo dell'azione va al tiro l'altro 2002 Fofana, ma Balli risponde ancora una volta presente. Al 29esimo Indiani è costretto al primo cambio con Poli infortunato, che lascia il posto a Tartaglione nel 3-5-2 dei Toscani, che vede Balli fra i pali. Polvani, Brenne e Pisaneschi nei tre di difesa, Valesiani, Paolo Regoli, Caccialli e Poli e Montini a centrocampo, con Vieri, Regoli e Gomes in avanti. Il San Donato ha la chance per il 2-0 al 31esimo, ma Gomes e Vieri Regoli la sprecano. Non la spreca invece il capitano Caccialli, che al 47esimo non perdona, spedendo nell'angolino la palla deviata da Bei, toccando la doppia cifra personale. Due fischi di Monesi, San Donato sul 2-0 e primo tempo che va in archivio. Nella ripresa Alessandra inserisce subito Bagnolo per Ravanelli da esterno sinistro, con De Sanctis da interno a centrocampo. Il San Donato colleziona tre palle gol in 5 minuti, con Lori sempre attento su Paoli Regoli prima, poi sull'incornata di Montini servito da Valesiani e ancora sul tocco di Montini con il palo ad aiutare il portiere cannarese. Alessandria pesa allora in panchina, fuori Faraghini, dentro Ubaldi, poi dentro anche Balducci, 22esimo under impiegato dai rossoblù al posto dell'infortunato Bagnolo. Indiani toglie Gomes per far spazio a Pino, il Cannara ci crede, al 75esimo accorcia le distanze. Ubaldi conquista una punizione dal limite che Lira Ferreira batte veloce su Bazzoffia, palla in mezzo, il classe 2000 De Sanctis riapre la gara. Non numero 5 per il centrocampista cannarese, e i padroni di casa sfiorano subito il 2-2 con Mattia, ma Balli è bravo ancora una volta a chiudere sull'ex Sansepolcro. I 100 dello Spoletini si fanno sentire e i rossoblù rispondono con un gol che accende il tifo sugli spalti all'ultimo tuffo. Il minuto è il 93, il rilancio di Lori, Ubaldi stacca più in alto di tutti, il neo entrato Corrado sceglie alla grande il tempo di inserimento, bordata dritta in rete, Balli non può nulla, è il gol del 2-2 che fa salire a quota 47 il Cannara, con i rossoblù che mantengono l'imbattibilità interna nel girone di ritorno. A San Donato invece basterà un punto mercoledì contro il Grassina per centrare comunque i playoff.